potere dello spirito e non l'ho mai sentito. Era potente. Not to go down, I have to sit down on my seat. I know. Then I continue speaking in the with heavenly languages. Infatti, per non cadere, mi sono seduta e ho continuato a parlare in lingue. What I told my Lord, I said, I want you to what I feel, please give it to your brothers and my brothers in Christ and my sisters this evening. And I believe he had what I've told him. So, brethren, you are not just here by accident. You are here to be blessed. Amen. Praise the Lord. Ciò che ho detto a Dio è che quello che sto provando io voglio che li trasmetti ai fratelli e sorelle presenti qua. E vi dico che non siete qua per incidente, ma siete qua per essere benedetti. Okay, now we're inviting our brother from all the way from Florida, America, by the name Pastor Gary Sigler. Ora invitiamo il nostro fratello che viene da Florida negli Stati Uniti, si chiama Gary Sigler. Yes, you're welcome, brother Gary. Sei benvenuto, brother Gary. Please open your ears to hear. Aprite le orecchie per ascoltare. I have never spoken with an interpreter before. Non ho mai parlato con un interprete prima di adesso. So I will ask you to have mercy on me. Quindi ti chiederò di avere misericordia su di me. And if I talk too fast, poke me right. Quindi se vado troppo veloce, fammi sapere. Oh my. I can't tell you what a blessing it is for me to be here. Non riesco a spiegarvi quanta benedizione è per me essere presenti fra di noi oggi. I have never been so happy in all my life. Non sono mai stato così felice in tutta la mia vita. As I have been since the Lord put his words in my mouth. Da quando il Signore ha messo la sua parola nella mia bocca. And allows me to speak his words of love and wisdom to his people. Per permettermi di parlare del suo amore e della sua pace alla sua gente. So many of God's people today I meet all over the United States and different parts of the world where I've been. Molte delle persone di Dio che ho incontrato negli Stati Uniti e in tutto il mondo. So many are under the bondage of guilt and condemnation. Molti di loro si sentono vincolati e si sentono condannati. And they're under condemnation because they feel that the Lord has a high standard that they must live up to. Si sentono colpevoli perché pensano che Dio abbia un standard molto alto e che non sono all'altezza di questo. Did I say all that? Ma ho detto tutto questo. Oh, this is quite fun. You know, Jesus said in John chapter 10. Gesù ha detto in Giovanni 10. The thief comes to kill, to rob, and destroy. Che il ladro viene per uccidere, per rubare e distruggere. However, I am come that you might have life. Io però sono venuto per darvi, così potete avere la vita. And have it more abundantly. E averlo in abbondanza.
I asked the Lord for many years as a young Christian. Per molti anni ho chiesto al Signore. Where is that abundant life? Dov'è quella vita abbandonata? Abbondante, scusi. I would read where Jesus said, out of your innermost being. Ho letto dove Gesù ha detto che da dentro di te, nel profondo del tuo cuore, shall flow rivers of living water. Rive di vite fioriranno da dentro di te. And I read where it was said that he whom the Son sets free is free indeed. E ho letto dove ha detto che chi il figlio libera è libero veramente. I met Jesus as a young man and experienced him deeply. Ho incontrato Gesù da giovani e l'ho provato intensamente. But I was in a lot of bondage to the flesh. Ma ero in cattività perché ero molto mondano. As a Christian who was born again, I loved all the wrong things. E come un cristiano rinato mi piacevano tutte le cose sbagliate. I wanted desperately to live for God, but I didn't know how. Volevo disperatamente vivere per il Signore, ma non sapevo come. I was under a lot of guilt because I was not able to live up to what I thought was the Christian standard. Mi sentivo molto colpevole perché non riuscivo a vivere secondo lo standard del cristiano. But then as I continued on in my life of bondage to the flesh, ma continuando con la mia vita in cattività al carne, I would cry out to the Lord every day for freedom. Piangevo al Signore e gli chiedevo la libertà tutti i giorni. The Apostle Paul talks about a man in Romans chapter 7. L'Apostolo Paolo parlava di un uomo in Romani capitolo 7. He said, in the innermost being I desire to serve God. Che dentro di noi, nel profondo della nostra anima, vogliamo servire il Signore. But I find another law in my being. Ma ho scoperto un'altra cosa nella mia vita. That would bring me into the law of sin and death. Che un'altra legge che mi ha condotto alla legge del peccato e morte. I find that when I would do good, evil is present with me. E ho scoperto che quando facevo del bene, il male era sempre presente. And then one day I read in Romans chapter 3 in verse 23. E un giorno ho letto in Romani 3 versetto 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Che molti hanno commesso dei peccati e sono in mancanza della gloria del Signore. However, being justified freely by his grace. Ma giustificati liberamente con la sua grazia. Through the redemption that is in Christ Jesus. Tramite la redenzione che è nel Cristo Gesù. So what I saw that verse was saying to me. Quello che ho capito da quel versetto che mi diceva. That even though I found myself in bondage to the flesh. Anche se mi sentivo in cattività. I was set free and justified freely by his grace. Ero liberato e giustificato con la sua grazia. And then I read in Romans chapter 5 and verse 8. Poi ho letto in Romani 5 versetto 8. God commended his love toward us. Dio ci ha dato il suo amore. In that while we were yet sinners,
E quando eravamo ancora, quando eravamo e siamo ancora dei peccatori, Christ died for us. Cristo